Buonasera a tutti. Siccome delle volte devo portare la telecamera senza la custodia, con il suo frame da collegare su un treppiede, allora, siccome volevo proteggere l'obiettivo da sporcizia o altre cose, ho pensato di realizzare un tappo fatto riutilizzando un tappo di un brico di latte. Siccome era un po' più largo del solito, ho dovuto utilizzare un pezzettino di plastica di una vecchia bottiglia di plastica per fare come si dice, uno spessore all'interno per poi poterlo fissare sulla telecamera. Molto semplice. Ho preso un paio di fogli, ho tagliato una striscetta della misura della stessa profondità del tappo. Una striscetta lunga 12 cm più o meno, l'ho avvolta in modo da far sì che entrasse perfettamente sull'obiettivo della telecamera e poi l'ho incollata con un po' di colla neoprenica. Niente, lo volevo condividere con voi perché lo ritengo un accessorio fai da te utile per proteggere le lenti della telecamera quando non è nella sua custodia, e bensì portata con un proprio frame che è fatto per... Allora, per tutti, siccome una parte del video mi è venuta senza audio, vi mostro la procedura di come ho fatto, però verrà senza audio, quindi una parte sarà quella là in cui parlerò. Una parte sarà senza audio in cui mostro come ho fatto. Un saluto a tutti.
poi all'interno del frame giustamente avremo una protezione ulteriore all'obiettivo. Quando dovremo filmare, naturalmente bisogna toglierlo, lo sapete, no? Ok, lo volevo condividere con voi perché giustamente penso che sia una cosa utile. Non solo per questa telecamera, che questa è una Nilox, ma anche per tutte le altre. Bisogna prendere un tappo di questi in base alle misure, regolarsi come ho fatto io, con una striscia di una bottiglia di plastica avvolta all'interno per dare più spessore, per farlo bloccare. Non se ne va da solo, è bello resistente, quindi è un'ottima soluzione. Un saluto a tutti, per chi va a mare, buon mare, e se volete condividete e commentate sotto nel mio canale. Buonasera a tutti, arrivederci.